Siamo qua con Donaldo Armelin, un po' responsabile di questa raccolta pro-Ucraina. Com'è la situazione adesso, Donaldo? La situazione è, diciamo, buona per la generosità, la disponibilità dei volontari e delle tante persone che hanno portato tantissime cose. Non ci aspettavamo tutta questa generosità e ringrazio tutta la popolazione valdostana, i fedeli e le persone che hanno dato il loro contributo. Soprattutto i volontari che hanno lavorato proprio indefessamente in questi due giorni. Da domani il punto raccolta dove si troverà? Da domani il punto raccolta cambia, perché gli spazi qui sono troppo limitati. Saremo a Saint-Martin, nella chiesa di Saint-Martin, nel piazzale di Saint-Martin, e da lì continueremo a raccogliere. E di cosa c'è bisogno? Allora, fondamentalmente c'è bisogno ancora di farmaci, e per il resto io sarei in attesa di rallentare, perché sono già partiti due convogli per l'Ucraina, stiamo aspettando notizie su cosa c'è veramente bisogno. Quindi non stoppiamo la generosità, ma chiediamo ai valdostani di aspettare fino a che abbiamo informazioni dall'Ucraina. Esatto.